Ennesimo pomeriggio movimentato nella giornata di venerdì al punto vendita OVS in centro storico a Faenza. Questa volta, tuttavia, a colpire non è stato il solito innocuo taccheggiatore, ma un ladro professionista che era riuscito a scappare dal negozio ma è stato fermato da una pattuglia di carabinieri. Con l'aiuto di un accendino, il ladro, un 27enne tunisino, Ahmed Mamoudi, una lunga lista di precedenti penali e giudiziari, tutti per reati contro il patrimonio, aveva staccato da quattro giacconi imbottiti la placca antitaccheggio. I movimenti fra gli scaffali del tunisino, tra l'altro clandestino e senza fissa dimora, avevano insospettito una dipendente del negozio di abbigliamento che lo aveva riconosciuto come uno di quei clienti che altre volte erano stati visti entrare in negozio ma senza acquistare nulla. Quando la commessa si è avvicinata al finto cliente per porgere il proprio aiuto, il ladro le ha risposto in malo modo e ha tentato la fuga prendendo l'uscita del punto vendita che dà su Piazza delle Erbe con i giacconi nascosti in uno zaino. In quel momento, tuttavia, il centro era pattugliato da una volante dei carabinieri del borgo che hanno notato il ladro correre fuori dall'OVS inseguito da un dipendente. Il tunisino è così stato inseguito da uno dei militari sceso dalla volante e quando è stato raggiunto in via Sant'Antonio infilatosi in un vicolo cieco ha opposto resistenza anche se alla fine è stato bloccato con l'arrivo del secondo carabiniere in servizio in pattuglia. Il tutto davanti ai numerosi faentini che intorno alle 18 affollavano il centro. All'interno dello zaino i due carabinieri hanno ritrovato i quattro giacconi rubati dal valore di circa 200 euro. Questa mattina, accusato di furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale, Mamoudi ha patteggiato davanti al giudice Beatrice Bernabei una pena di 12 mesi di reclusione e 150 euro di multa. Dopo l'udienza è stato condotto in carcere.